0915, bentrovati da Stefano Franceschi e da Ivan Malfatto. Ciao a tutti. Bene, allora adesso svegliamo anche l'arcano di questa voce che dice 0915, che qualcuno ha definito assurda. Ci hanno chiesto: ma dove avete trovato quella voce? L'abbiamo fatta realizzare dall'AI, dall'intelligenza artificiale. Abbiamo dato alcuni aggettivi, abbiamo detto che la volevamo femminile, tecnologica, meccanica. Abbiamo anche detto che la volevamo inquietante. Da questo punto di vista ci siamo perfettamente riusciti. Bene Ivan, andiamo avanti allora. 0915, abbiamo un ospite importante oggi. Tocca a me presentarlo, dopo aver detto che questa voce inquietante mi ricorda un po' i romanzi di George Orwell, quindi il clima per la suspense elettorale secondo me ci sta tutto quanto. E a proposito di suspense elettorale, l'ospite che abbiamo ci deve spiegare le cose riguardanti al colpo di scena dell'ultimo penultimo giorno delle candidature, quando Gianni Fava, che è il nostro ospite che salutiamo, si è presentato, contrariamente a quanto avevamo appreso dalla presentazione ufficiale delle liste che appoggiano Andrea Duoto, si è presentato come presidente e non come consigliere. Lui l'ha già spiegato con un comunicato, ma ora che la Commissione Verifica Poteri ha fatto il suo lavoro e ha decretato che la candidatura di Duodo a presidente è una candidatura compatibile, e quindi che Duodo può correre fino al 15 di settembre, abbiamo qui Gianni che ci spiega il perché della sua candidatura di appoggio e quale sarà poi il futuro adesso di questa candidatura. Ciao Gianni e benvenuto. Ciao a tutti, buonasera a voi. Ciao Gianni. E ai nostri ascoltatori. Ecco. La mia è una storia semplice fondamentalmente, non è che è molto semplice. Io in questi 4 anni ne ho visti tutti i colori con questa gente, quindi mi aspetto di tutto, non è ancora finita questa storia. Questa vicenda qua per la quale la Commissione Verifica Poteri abbia già dato il via, faccio un po' sorridere, intanto per la tempistica con la quale sono arrivati i risultati e poi perché non ci risulta che ci siano state riunioni vere e proprie della commissione. Pare che abbia fatto tutto da solo il segretario, senza essersi nemmeno preoccupato di convocare gli altri membri, sentendoli semplicemente al telefono. Quindi anche la verifica documentale mi lascia un po' perplesso. E poi devo dire, io non credo che sia finita, perché credo al contrario che la mia è entrata in scena con questo cosiddetto piano B, scherzando, tra noi lo definiamo in questo modo, che è stata quella di dire: attenzione, perché qualsiasi porcata abbiate intenzione di fare, ci sarà qualcun altro che porterà altri testimoni di questa battaglia, di questa parte di battaglia. Li ha sicuramente un po' spaventati, quindi credo che lo schema non sia ancora del tutto finito. Lo vedremo fra qualche giorno, perché in realtà i dati sono usciti solo ieri e abbiamo una certezza che durerà una settimana ancora, perché vorrei ricordarvi che ci sono 7 giorni di tempo per fare i ricorsi. Io credo che magari chi non ha voluto prendersi la responsabilità di farlo direttamente, sapendo benissimo come vengono le gestioni di queste partite alla curva nord dello Stadio Olimpico, potrebbe tranquillamente aver trovato qualche scimmia ammaestrata disponibile a fare a sua volta un ricorso contro l'ammissione di Duodo. Io credo in modo totalmente pretestuoso, perché non esistono motivi per farlo. Resta il fatto che ci sono alcuni dati molto singolari in questa vicenda. Pensate solo alla curiosità con la quale si è proceduto alla pubblicazione del bilancio consuntivo solo dopo un pressing asfissiante che abbiamo fatto, e questo è avvenuto senza la relazione, senza le relazioni allegate che sarebbero dovute essere allegate. Contestualmente, lo stesso giorno dovevano pubblicare anche il bilancio preventivo, di quello non c'è traccia. Ma il dato che ci lascia perplesso è che la pubblicazione del bilancio è avvenuta solo dopo la presentazione della mia candidatura, delle nostre candidature, ma anche della mia in particolare. Cioè, quel pomeriggio probabilmente qualcuno ha capito che era venuto a mancare il motivo per il quale non venisse pubblicato il bilancio. Ed è chiarissimo, perché la pubblicazione del bilancio porta con sé anche una relazione dei revisori, stavolta come collegio dei revisori. E quindi è caduta un po' tutta la narrazione che facevano dietro le spalle, dicendo no, perché in realtà Duodo doveva rimanere fino in ultimo, perché comunque fino al cambio, lui essendo elettivo fino alla nuova assemblea, resta in carica. Evidentemente così non è stato, perché la relazione porta la firma degli altri due membri del collegio sindacale, quello di Duodo non c'è, e che è evidente che quella funzione fosse
esaurita. Allora, prima di parlare le altre cose, però voglio fare una domanda, Gianni Fava è consigliere federale uscente, peraltro, no? Ricordato adesso, perché non è che tutti devono sapere tutto, uscente nel senso non rientrante, perché il fatto che appunto ti sei candidato per cercare di ovviare a questa possibile, diciamo così, a questo possibile giochetto di cui tutti hanno sentito parlare, insomma, fa sì che tu non possa essere più candidato consigliere, per cui non sei nella lista dei consiglieri. Ma volevo chiedere una cosa, ma secondo te, prima di dirci magari qualche altro risvolto di questi giorni che sono veramente sincopati, molto di più di quando non si veda fuori, ma secondo te perché c'è questo clima in questa federazione? Perché c'è questa mancanza? Perché è lecito credere a una cosa così brutta come quello a cui stai raccontando? Perché ci sono decine di episodi che lo certificano. Pensate, per esempio, che io da settimane mi sto ostinatamente impuntando sulla necessità di avere notizie in merito, ad esempio, al sistema di rendicontazione del voto e il sistema elettronico, perché pare, da voci incontrollate e non mai confermate in modo formale, che sia stato cambiato addirittura la software house dalla sera alla mattina, si è scelta una società che, guarda caso, si era occupata un'unica volta di sistemi elettorali sportivi ed era avvenuto con la Federdanza qualche anno fa, guarda caso la Federdanza, la stessa Federdanza che torna, quella di Valori, quella di Musiani, per capirci. E tutto avviene nella totale e assoluta mancanza di trasparenza. Tant'è vero che io ho fatto ripetute richieste con delle interrogazioni scritte, formali, anche in questi giorni, per avere delle informazioni, tutto tace, nessuno mi risponde, ma io so di certo che lunedì questa cosa finirà agli organi giudiziari, con questa storia va avanti. Sono contento di assolvere questo compito fino a un certo punto, perché non voglio unirmi al coro di quelli che si lamentano del fatto che sono un po' noiose queste discussioni cavillose, però purtroppo noi abbiamo a che fare con gente che in questi anni si è comportata in questo modo, che c'è poco da fare, quindi non dire che se facciamo finta che non ci sia il problema. Detto questo, mi piacerebbe che, finita questa fase, mi auguro nel giro ancora di 4-5 giorni, si possa tornare a parlare di obiettivi, di cosa si vuole fare, delle ragioni che hanno unito questa squadra. In pratica, Gianni Fava, ci stai dicendo che questa tua necessità di candidarti per coprire un'eventuale esclusione di Duodo fatta pretestuosamente deriva da un clima che hai riscontrato negli anni passati, quindi questo dubbio, questo sentiment negativo nei confronti di chi opera è una cosa che tu hai visto tutti gli anni passati e che comunque, cioè, raccontato, vedi riproporre anche adesso, il sistema che viene cambiato senza comunicare a nessuno, hai parlato di mancanza di trasparenza. Sì, insomma, c'è un meccanismo che lavora per il padrone del vapore, secondo te, che potrebbe dare delle sorprese che non sono corrette, ecco, diciamola così semplicemente, così ci stai raccontando. No, dicevo appunto che vorrei che si smettesse di parlare di queste vicende, se non fosse che invece sono sicuro che la storia non è finita, perché questa storia approderà alle aule giudiziarie a breve, sono sicuro che settimana prossima partirà un esposto proprio contro la mancata trasparenza anche delle scelte delle modalità di voto. Tutto questo rischia di sfibrare l'elettorato, che è fatto da gente che vorrebbe sentire parlare di programmi, di parlare di rugby, delle cose da fare, di tutto quello che ci sarebbe da fare. Io, Stefano l'ha detto bene prima, facevo parte addirittura di questa maggioranza, perché purtroppo ho la responsabilità di aver condiviso la scelta di Ponte al Cambiamento, che 4 anni fa all'improvviso decise di rinunciare al proprio candidato per andare sulla candidatura di Innocenti. E sono stati 4 anni di inferno, la più brutta esperienza della mia vita. Se posso interromperti, credo sia interessante cercare di capire quando, da componente della maggioranza, come hai detto tu, no, con Pronti al Cambiamento, che ha permesso con la sua alleanza la vittoria di Marzio Innocenti contro i candidati avversari, quando è successo questo cambiamento da parte tua e credo anche da parte di altri consiglieri, perché anche se nelle comunicazioni ufficiali ovviamente non trapela, ma era un fronte di 4 consiglieri, mi sembra, che si era creato dentro a questo Consiglio federale. Quando è successo e perché? In sintesi, ovviamente, perché ci saranno tanti episodi. Per quanto mi riguarda è successo subito, nel senso che già al secondo Consiglio federale Innocenti mi ricordò davanti a tutti che lui aveva 6 voti e che gli bastavano da lì alla fine della legislatura, non avrebbe avuto bisogno del mio, perché è un uomo che non riesce a tollerare nessuna forma di dissenso, quindi non è uno col quale tu puoi ragionare dicendo la tua, è uno che vive di monologhi, tu devi stare lì ad ascoltarlo, se tu gli dai ragione sei un suo amico
se semplicemente, non dico gli dai torto, ma anche semplicemente metti in dubbio qualcosa che lui sostiene o dice con una certa veemenza, peraltro in modo sempre contraddittorio, ma non fa niente, e improvvisamente diventi un nemico, no? Quindi dal secondo Consiglio federale, quindi lui, ricorderete che ne ha combinate di ogni nei miei confronti, prima ha cercato di togliermi da World Rugby la prima volta, poi c'è riuscito la seconda, dall'altro una vicenda che anche questa avrà degli strascichi giudiziari, perché io alla fine di questa legislatura ho seriamente intenzione di adire contro quei signori che in modo arbitrario hanno compiuto un gesto di questo tipo, che non ha precedenti, eh? Noi siamo stati, io e Antonio Guarandi siamo stati tolti da World Rugby dalla sera alla mattina senza un motivo e senza che nemmeno lui avesse la necessità di avere delle spiegazioni. Almeno la prima volta se l'era presa con me, perché lo avevo contraddetto in una riunione che peraltro, alla quale peraltro non era presente. Però questo è il sistema, no? Quindi io fin da subito sono diventato un problema. Sono diventato un problema perché non ho rinunciato a Palk, a differenza di altri che sono usciti dal ponte del cambiamento subito, dietro sua richiesta, perché sono soggetti accondiscendenti e scudinzolanti, e conoscete meglio di me le storie. Cioè, io ho fatto questo lungo lavoro in questi ultimi due anni di andare a cercare di cucire tutte le anime che stavano fuori e credo nel mio piccolo di esserci riuscito. Alla fine non era assolutamente scontato che Ponte al Cambiamento potesse trovare una sintesi con Rugby 2030, poi è arrivato Italico Ovale, poi sono arrivati una serie di gruppi, il sedicesimo uomo, anche gruppetti piccoli che rappresentavano qualcuno tanto, qualcuno poco, qualcuno meno, ma era tutta gente che non si parlava prima, no? La mia opera in questi ultimi due anni è stata quella di fare in modo che tutti si parlassero. Non ci sono riuscito con Giovannelli, sono sincero, e mi dispiace perché ci ho provato fino all'ultimo, ma lui è convinto di avere delle chance e quindi lasciamogli fare questa parte. Ecco, volevo chiederti questo: l'unione della vostra lista, dal vostro punto di vista, è vista come appunto l'unione delle opposizioni, dal punto di vista della maggioranza è vista come l'unione degli scontenti, in qualche maniera, che in qualche modo non hanno avuto contro nel rapporto, no, con questa maggioranza, con questa presidenza. No, guarda, io sono un po', devo dire, sono un pochino scettico rispetto a questa analisi, sono un po' di scettico rispetto a questa analisi, perché non è una riunione delle opposizioni, perché sarebbe sbagliato, cioè non è che metti insieme, se metti insieme miserie e fai tristezza, non è che fai, qui è una cosa molto diversa, qui è, si è creato un fronte di quelli che sono convinti che sia finita l'epoca dell'uomo solo al comando, l'abbiamo vissuta tante volte quest'epoca in realtà, perché non è nuova per noi, non c'è stato, a fare l'uomo solo al comando non c'è stato solo Innocenti, prima di lui l'ha fatto Gavazzi, per certi versi un pochino la sua ultima fase l'ha fatta anche Dondi. Ecco, quella è una fase che è finita, è archiviata. Oggi il movimento vive un'emergenza assoluta, il movimento ha bisogno di sostenersi abbracciandosi, trovando delle sintesi che mettano tutti d'accordo, di avere qualcuno che ha ancora questa concezione per la quale io sono io, voi non siete un cazzo, cioè io arrivo e vi dico cosa dovete fare, se non fate quello che vi dico io siete i miei nemici, ci ha portato allo sfascio, perché noi facciamo i conti con un movimento oggi sempre più povero, con sempre meno praticanti, con sempre meno club iscritti e con una serie A elite, lasciatevelo dire da uno che un po' la conosce, devo dire che nel tuo ultimo blog, la tua ultima puntata del blog, Stefano, ti faccio un appunto, certo, ti ascolto, certo, ti faccio un appunto, tu hai detto che c'era Antonella Gualandi a rappresentare la serie A elite nello scorso Consiglio federale, non è vero, perché c'era anche Viadana, c'eri tu, hai ragione, scusa. E lei, no, ma non solo, addirittura c'erano stati presi per il culo a livello stratosferico, perché ci fu concessa una delega da parte del Consiglio federale per occuparci appunto della serie A elite, e noi siamo andati sistematicamente a fare le figure barbine con questi presidenti trattati come degli stracci, gente che mette soldi, che ci mette entusiasmo, noi abbiamo bisogno di tornare a quello, quindi non è un'unione delle opposizioni a Innocenti, per me Innocenti è un capitolo chiuso, se ci sarà ancora un capitolo Innocenti in futuro non ci sarà più rugby per me, mi dispiace dirlo dopo quasi 40 anni di tesseramento, però lui è riuscito veramente a farmi togliere la voglia di impegnarmi, e io nel mio piccolo, con il club al quale mi sono sempre onorato di appartenere, ho sempre fatto la mia parte, tirando fuori anche un po' di risorse, mettendoci dei quattrini, dandomi da fare nel mio tempo libero, impegnandomi a livello istituzionale per avere dei ritorni. Quando quelli, non dico come me, che sono l'ultima ruota del carro, ma quando quelli anche meglio di me si saranno veramente stancati, perché oggi segni di stanchezza, io li vedo in tanti club, li vedo Petrarca, per certi versi anche tipo Nagatico li vedo a Rovigo, ma lo stesso presidente Arletti di Viadana, che è una risorsa per questo movimento, che è un amico per me personale, ma è una risorsa per il movimento, per l'impegno che ci mette, per le risorse che ci mette, sistematicamente sbeffeggiato e maltrattato
da un soggetto che vive di rugby. Abbiamo, ci diciamo la verità, c'è bisogno di manager, c'è bisogno di gente che sa fare le cose. È finita l'epoca di uno Torino Langoiatra a capo di uno sport. Quindi quello che stai dicendo è che queste elezioni federali tu vuoi che siano diverse dalle precedenti, è finita l'uomo, l'epoca dell'uomo al comando, abbiamo bisogno di gente che abbia capacità manageriale o comunque, ma diciamo un'altra cosa, e per il rugby italiano in sé, cioè questa nebbia che si sta calando con tutti questi fatti negativi, questa necessità di presentare il doppio candidato, queste situazioni strane di riunioni non convocate, tutte le cose che hai detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, ma come si fa a cancellarle da questo nostro movimento? Semplicemente votando Duodo il 15 di settembre. Perché l'hai scritto tu, no, ma perché voglio seguirti, Stefano. L'hai scritto tu proprio oggi o ieri, adesso non ricordo quando l'avevo letto, in questi giorni, quando dici che vuole che tutto resti com'è, non sa cosa deve fare, vota semplicemente Marco Innocenti e chi si è visto si è visto. Io dico che se ancora esiste una maggioranza di presidenti di club, io penso a quelli, io sono poco appassionato al dibattito sui social network di questa fase, perché a parlare sono sempre soggetti che non sono portatori di voti, che non rappresentano nessuno e che non danno nessun valore aggiunto al dibattito, perché sempre, carità, le opinioni sono sempre interessanti, le opinioni di tutti, ci mancherebbe altro, io sono un pluralista, però noi dobbiamo cominciare a far parlare quelli che ci mettono la faccia, che si prendono la responsabilità, che ci mettono del denaro, è tutto quello che non sta succedendo. Ed è la cosa che mi preoccupa di più. Quindi io credo che la svolta sia veramente una svolta radicale dal punto di vista politico. Dall'altra parte, Andrea Duodo è un uomo che si è presentato anche dal punto di vista stilistico, la cifra stilistica è diversa. Lui si è presentato con una squadra. Prima Ivan mi ricordava di avermi visto la presentazione a Rovigo, ma bisogna essere molto onesti, lui ha anteposto la squadra, ha fatto parlare tutti. Voi avete capito che sono i candidati di Innocenti, ma chi sono? Boh? Li avete sentiti parlare? Cioè, è tutta gente che con rugby ci campa, noi dobbiamo smetterla con questa storia qua. Noi siamo l'unica federazione, hai citato la federazione straniera, dove esiste ovunque una diarchia dal punto di vista gestionale, perché se vai in Nuova Zelanda tu incontri Mark Robinson, che è il CEO degli All Blacks, non incontri mai il presidente, del quale nessuno più o meno ricorda il nome. Stesso dicasi per l'Inghilterra, cioè le federazioni molto evolute hanno un presidente che è un soggetto di grande prestigio, di rappresentanza, è un amministratore delegato, che è un uomo che ha dimostrato di avere le capacità, o può dimostrare di avere le capacità e l'operatività per gestire una macchina importante. Poi questo parla solo di soldi, che questo è l'altro errore, no? Cioè come se fosse parametrabile. Noi veniamo da una settimana dove abbiamo visto l'Argentina battere la Nuova Zelanda, e va bene, però quello che voglio dirti è, quando si parla di denaro, no? E lui parla solo di denaro, non ci sono i soldi, ho fatto delle scelte, solo l'alto livello, ma non è vero, ma non è così, perché la federazione argentina, la UAR, ha un bilancio che è la metà del nostro, non siamo i più poveri del mondo, siamo quelli peggio organizzati, siamo quelli delle nomine politicizzate, siamo quelli dei soggetti indirizzati, ed è questa la chiave di lettura. Noi, per sapere se questo movimento è sano, lo capiremo il 15 di settembre, proprio per questo motivo, perché dovremmo capire se la gran parte dei presidenti di questa federazione se appartengono veramente alla categoria degli straccioni che sono accontentati di due mangi. Mi hanno detto che hanno visto Innocenti andare in un club qualche settimana fa con 5 palloni. Ha detto: vive un club ovviamente della C che fa la base, dicendo: questi vi regalo io come se fosse stato suono. Cioè, siamo a questi livelli qua, cioè noi non siamo la prebende per gli straccioni, dobbiamo dimostrare di essere una cosa diverso. Abbiamo la maturità per farlo? Io non lo so, dovremo verificarlo in pochi giorni. A Gianni Fava, che abbiamo scoperto ufficialmente non essere candidato, perché ha sponsorizzato Duodo, quindi fino adesso, se volevamo che fosse una battuta, ci siamo riusciti. Io sono stato come si chiama tecnicamente ad altre latitudini, ho fatto il civil servant, ok? Mi sono sacrificato perché bisognava mettere lì uno spauracchio. Siccome rispetto l'idea che l'alternativa a Duodo potessi essere io, qualcuno di loro ha pensato a Duodo tutta la vita, perché sono evidentemente l'uomo più odiato da quella cricca lì, in particolare dal presidente, ho dovuto metterci la faccia, come sempre ho fatto nella mia vita, sapendo che questa cosa avrebbe dato a me qualche svantaggio, come ad esempio quello di non essere candidato per il consiglio. Adesso vediamo se non ci saranno ricorsi, se veramente Andrea Duodo sarà candidato, e sarò impegnatissimo per portare Andrea Duodo la vittoria con quel poco di contributo che posso dare personalmente. Volevo chiedergli adesso, da un punto di vista pratico, se e quando ritirerà la candidatura, prima delle elezioni, o se lo farà magari in assemblea.
L'esperienza della volta scorsa vi insegna che, ad esempio, Giovanni Poggiali è arrivato in assemblea da candidato, nessuno si è stracciato le vesti, no? Quindi Giovanni Poggiali ha semplicemente fatto un comunicato qualche giorno prima e ha annunciato che avrebbe sostenuto Marzo Innocenti come tutto appunto il cambiamento. Quindi non c'è un termine, io mi sono dato un termine che è quello della fine eventuale di contenziosi, perché io che sia finita qua ne sono convinto fino a un certo punto. Io avevano costruito un piano ben congegnato e gliel'abbiamo rovinato. Adesso qualcosa inventeranno o cercheranno di inventare, ne sono certo. E quindi vediamo cosa succede settimana prossima. Poi una delle vostre prossime puntate ci risentiamo. Abbiamo voluto questo incontro con te, Gianni, per raccontare queste cose, no? Perché un conto è, come capita troppo spesso in questa federazione, che le cose si vengono un po' a sapere. Per i corridoi, gli spifferi, no? Allora, sai, gli spifferi sono sempre spifferabili, cioè non si sa mai, no, la realtà, no? Un conto è quando mettiamo nero su bianco qualcuno che racconta effettivamente certe cose. Hai ragione, ma avete fatto un favore voi a me, perché sono quasi 4 anni che sto lì a subire in silenzio angherie di tutti i tipi, con un regolamento interno che è degno delle SS o di un lager del periodo della Seconda Guerra Mondiale, perché il fatto che in 4 anni lui, contrariamente agli impegni che si è preso anche con me, c'è una delibera del primo Consiglio federale con quale lui si impegna e mi dà mandato insieme alla consigliera Gallina di modificare il codice etico, poi nella parte che riguardava la libertà d'espressione, lui in 4 anni io ho tentato più volte di portare la modifica del comitato del codice etico in Consiglio federale e non ci ho mai riuscito. Ti ringrazio per la citata, Gianni Fava, questa è una cosa su cui il mio blog e il sottoscritto sta battendo da anni. Lo so. I consiglieri federali eletti non hanno la possibilità di esprimere il loro parere sul rugby. Mai, non posso dire nulla, tanto che è la prima volta. Questa domanda l'aveva fatto su tempo a Marzo Innocenti, aveva promesso che avrebbe cambiato il regolamento, in tutti questi anni non solo non l'ha fatto, ma ha osteggiato questa cosa, è una battaglia che sto facendo con il blog da parecchi anni. Assolutamente. Non mi ha mai permesso di portare la modifica del codice etico in Consiglio federale. Ivan, cosa ne dici tu? Dico che ne è uscito un quadro di veleni maggiore di quello che mi aspettavo, sinceramente. Io mi aspettavo 3 fronti in lotta, appunto uno istituzionale, uno che ha raggruppato, come ho detto prima, buona parte delle opposizioni e un altro come Giovannelli che va per conto suo. Invece vedo che dietro ci sono veramente situazioni che non mi aspettavo, anche questa cosa del codice etico, che è vero, ne discutevamo, mi ricordo, ancora ai tempi di Dondi e poi ai tempi di Gavazzi, non sapevamo, proprio perché non trapela niente dal Consiglio federale tranne che i comunicati ufficiali, non sapevamo che ci fosse stato un tentativo di modifica del codice etico per far parlare i consiglieri e questo fosse stato bloccato. Gianni oggi ci ha dato questa notizia, oltre a quella iniziale del suo timore che la questione dei ricorsi non sia finita, insomma. Direi che 09:15 Ivan potrebbe fermarsi qui oggi, abbiamo fatto anche molto, molto di più di quello che pensavamo. Anch'io, secondo me, siamo andati ben oltre quello che pensavamo. L'obiettivo di questa puntata, dopo le prime due che avevano avuto prima la candidatura di Andrea Rinaldo a livello internazionale e l'altra, avevamo fatto una panoramica generale io e Stefano, in questa volevamo concentrarci su questa candidatura di servizio o su questo piano B, come lo ha chiamato Fava, per tutelare la candidatura di Duodo da eventuali squalifiche, per usare un termine sportivo. Lui ci ha detto molto di più, ci ha fatto uno spaccato di quelli che sono stati in qualche modo i rapporti in Consiglio federale in questi 4 anni e credo che possa essere qualcosa di interessante per appassionati di rugby. Per chi ci ascolta e per chi deve poi trarre le conseguenze per il voto di 15 settembre. Bene! Ci finisce qui, un salutone a Gianni Fava, molte grazie. Grazie a tutti, buonasera. Ciao Stefano, ciao Gianni e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti. 0915. 0915. 0915.